vedete? No, devi strillare da dove? Devo proprio strillare, perfetto. Allora, io sono alla Camera a differenza dei miei colleghi senatori, sono all'affari costituzionali in giunta per le elezioni in antimafia. Cosa abbiamo combinato in quest'anno? Noi tantissime cose, la maggioranza assolutamente nulla. Non vi fate fuorviare dal fatto che noi non siamo persone che lavorano, che non siamo collaborativi, non siamo propositivi. È una fuffata pazzesca, questo è proprio il termine tecnico. Legge elettorale. Io sono in prima commissione, per cui ho visto questa pagliacciata della legge elettorale di Renzi e Berlusconi. Ci siamo opposti, beh certo, ci mancherebbe altro, che era incostituzionale pari pari alla precedente. Tra l'altro hanno proprio preso la sentenza della Corte Costituzionale e l'hanno proprio violata tutta, ogni capo per capo. Sono dei geni assoluti del male. Ma noi l'abbiamo fatta la nostra proposta, non pensiate che questi ragazzini non sanno fare niente. Ne abbiamo fatte addirittura due, una nostra per seguire i tempi parlamentari e una discussa in rete con i cittadini, perché noi ci teniamo a fare le leggi con voi. Abbiamo un sistema per cui abbiamo fatto delle elezioni con un costituzionalista, perché chiaramente nessuno può votare se non conosce determinate cose. Per cui un professore ha spiegato i vari tipi di sistema, le preferenze, le non preferenze, e i cittadini hanno votato. E ora stiamo costruendo quella che è la seconda legge elettorale, ma quella vera del 5 Stelle, quella votata dalla rete. Per cui questa è la prima balla enorme. Seconda balla, hanno abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Questa è proprio una cavolata pazzesca, perché ho avuto la fortuna sempre io di seguire la prima commissione. Non hanno tolto assolutamente niente, semmai toglieranno dal 2017, e di anni ne passano tra qua al 2017. Nel dubbio si sono inserite le donazioni volontarie, perché i cittadini si sanno una voglia di dare ancora due soldi alla politica, e loro che ne sono consci cosa hanno pensato? Visto che la gente non ci darà niente, potremmo investire dei soldi in maniera che loro, tramite la pubblicità, i cittadini siano incentivati a darci dei soldi. Questa è una mente veramente malata, pensare a cose di questo genere. Per cui, per riuscire ad ottenere del denaro dai cittadini, si sono autoregalati per quest'anno 9 milioni di euro, per l'anno successivo 7 e per quello successivo ancora 6,5 milioni di euro, quindi non proprio noccioline. Quando voi in questa campagna elettorale troverete nelle vostre buste delle lettere tutti questi fogliettini con scritto vota il nuovo centrodestra, Forza Italia, Lega Nord, sappiate che state continuando a pagarli voi con quella finta abolizione del finanziamento pubblico. Altra balla enorme, non si fanno cose incostituzionali in Italia, ma per carità di Dio abbiamo fatto di tutto di incostituzionale. Devo proprio parlare con il microfono. Sono troppo moderata di carattere. Questa gente ha rivotato un presidente della Repubblica per la seconda volta, ed è la prima volta nella storia della Repubblica che capita una cosa così. Mentre noi avevamo proposto un presidente votato dai cittadini, e quella è stata una cosa bellissima, vedere fuori da Montecitorio tantissime persone che gridavano al nome di Rodotà. E quell'aula quel giorno avrebbe dovuto votare Rodotà, e invece hanno preferito ovviamente salvare il proprio status quo, perché vuoi mica votare uno che conosce veramente la Costituzione, poi quello non ti firma niente e il giorno dopo sei poi costretto a fare delle leggi costituzionali. In un anno ne abbiamo viste di tutti i colori. Alberto parlava prima del 416 ter, il voto di scambio politico mafioso, ma il relatore della Camera è una persona, io non vi dirò chi è, ma ve la dovrete cercare, una persona che è arrivata sotto la bandiera di Libera alla Camera, che è un'associazione antimafia, e poi ha accettato le condizioni di Forza Italia sul voto di scambio politico mafioso, cioè una barzelletta ambulante. E nonostante avessero la maggioranza, perché la maggioranza che hanno grazie al premio di maggioranza è incostituzionale, sono riusciti a farsi piegare da Berlusconi. Cioè questo è un paese di cioccolatai spaventoso. E ogni tanto, tante volte mi ci ha chiesto, ma perché non vi siete alleati, ma perché non avete fatto? Io con questa gente qua non mi sento di allearmi, non mi sento di dare la fiducia, non solo perché l'avevamo proposta in campagna elettorale, l'avevamo promesso e le promesse si mantengono, ma perché l'immagine figurata che ho in mente quando li vedo è quella del signore con i tre campanelli. Ce l'avrete presente tutti in Piemonte, perché in ogni festa c'è questo bellissimo signore con i tre campanelli che ti risposta, le 6-7 persone intorno che sono d'accordo con lui, ovviamente il ciocchinaro non vi dico chi sia, ma lo intuirete, le persone intorno sono i partiti,
e il cittadino, io mi ci metto dentro, siamo quello che costantemente va lì, sa che ti stanno per fregare, perché lo sai che è una palla evidente, lo fanno da 20 anni. Però ti avvicini e dici, metti mai che stavolta è quella buona, poi c'è sempre quello che ti dice, dai ma stavolta ti aiuto io, vediamo, facciamo, e puntualmente ci facciamo fregare. Io ve lo dico veramente, non vi fate infinocchiare da questa gente, perché tutto quello che sentite in questi giorni è propaganda allo stato puro. Io ho visto la scorsa settimana, è venuto il ministro Alfano a parlare di immigrazione alla Camera, e la Lega si è alzata tirando fuori cartelli, ministro degli immigrati, bu vergogna, hanno cominciato a gridare uno contro l'altro, e Alfano se n'è uscito gridando questa scenetta e da Repubblica delle banane. Non commento neanche la tristezza di quella sceneggiata, ma quello che mi era tristato è stato che dopo ho parlato con quelli della Lega e mi hanno detto, e beh, ma dobbiamo superare lo sbarramento del 4% per le europee, se non tiriamo voti in questa maniera qua, com'è che facciamo? Cioè loro non fanno niente per il paese, fanno tutto per conservarsi i posti, che siano nei comuni, nelle regioni, nello Stato o in Europa. Io la farò breve perché hanno praticamente esaurito quasi tutti gli argomenti, nonostante sia stato un anno molto molto fitto. A queste persone non gliene frega niente del nostro paese, ve lo dico con onestà perché io li vedo, a questi si interessa soltanto a salvare il proprio fondo schiena. Non ci facciamo fregare per l'ennesima volta, abbiamo la possibilità di prenderci i comuni, la regione e l'Europa. E io ve lo dico sinceramente, se prima pensavate che non fossimo in grado, andate a vedere sull'open policy della Camera tutti gli atti parlamentari che abbiamo fatto, le proposte di legge, facciamo talmente tante interrogazioni che il governo non risponde più perché è oberato di lavoro, cioè è la prima volta che un'opposizione fa tutte queste domande, magari farne anche un po' di meno, cioè sentirsi dire certe cose, questo è veramente la Repubblica delle banane, non tanto la sceneggiata della Lega. Non fatevi infinocchiare per l'ennesima volta e date la fiducia non a noi perché siamo belli, ma perché siamo esattamente come voi, che mettere persone normali in situazioni anormali vi garantisco che dà un sacco di equilibrio alla situazione, quindi possiamo prenderci i comuni, possiamo prenderci l'Europa, possiamo prenderci le regioni, stavolta siamo pronti, quindi dateci fiducia. Grazie.